tanti i primati della scuola medica salernitana. Uno su tutti è stato quello di dare alle donne la possibilità di esercitare e di insegnare in un'epoca dove la parità di genere non era certo un argomento corrente. È il caso di Trotula de Ruggero, che visse intorno al 1050 a Salerno. Fu la più famosa delle mulieres salernitane, le dame della scuola medica di Salerno, dove la scienziata studiò e insegnò. Le sue teorie precorsero i tempi in molti campi, tra cui quello della prevenzione e dell'igiene. La sua eccezionalità, fra l'altro, è dovuta al fatto che scrisse il proprio insegnamento, ponendolo sul piano di un sapere, quindi tramantabile. L'insegnamento medico da parte delle donne, noi nel Medioevo lo vediamo soltanto a Salerno. La prima donna laureata in medicina è stata Elisabetta Blackwell, un'americana, che si è laureata a metà del secolo XIX, cioè dall'Ottocento. Quindi vedete quanto è stata importante la presenza di queste donne medico a Salerno. Prima non c'erano e dopo, per molti secoli, hanno continuato a non essere presenti. La scuola medica di Salerno ha tutte le carte in regola per entrare a far parte del patrimonio immateriale dell'UNESCO, un riconoscimento dovuto. Fu il primo centro di cultura non controllato dalla Chiesa e divenne talmente rinomata da essere considerata la prima università d'Europa. Un'eredità importante e allo stesso tempo impegnativa. È un'eredità pesante, però è bello ed è importante raccoglierla, ma non solo raccoglierla, oltretutto anche trasmetterla, tramandarla, impersonificarla. L'eredità della scuola medica salernitana varia su tanti aspetti, uno in modo particolare che è quello della comunicazione medico-paziente, che già nel Medioevo era molto sentita. E questo dovrebbe insegnare ai giovani medici, ma forse a volte anche agli anziani, come comunicare con i pazienti, come comunicare con i familiari, a volte anche come comunicare con gli altri colleghi.